Sapas Pet ama gli animali. Sapas Pet da 30 anni unisce professionalità e gentilezza, esperienza e innovazione a prezzi convenienti. Nella nuova sede di Via Einstein, un vasto assortimento di prodotti d'eccellenza, alimenti con ingredienti naturali, parafarmacia, accessori, detergenti, giochi e tutto per la salute e la gioia degli animali. Il nostro personale è a disposizione per consigli e soluzioni adatte alle tue esigenze. Sapas Pet, amare gli animali significa davvero volere il loro bene. Ciao a tutti, in questa puntata di Bobo 7 non prenderemo in esame nessuna protesta, nonostante ne arrivino tante alla nostra redazione, ma il tema sono i regali di Natale, perché il Natale è atteso tutto l'anno, poi quando arriva agli ultimi giorni c'è il famoso sprint al regalo e in molti ovviamente entrano letteralmente nel panico, quindi una inchiesta un po' così sopra le righe, però è concesso, è Natale, quindi seguitemi. Ha già fatto tutti i regali? Sì, tutto pronto. Lei non è dello sprint dell'ultimo momento? No, ieri, l'ultimo li ho fatti ieri. Quindi è partita quanto tempo prima? Sì, sarà un paio di settimane che ho iniziato a guardare i prezzi, a guardare un po' le cose. Sì. È diventato un lavoro? No. Come no? Insomma, 15 giorni prima parte per fare regali, insomma, bisogna che ci pensi, magari no, sì, prima magari di addormentarsi, magari le capita mai di dire: oddio, mi sono scordato del cuscino della niente. No. Un'altra domanda, parenti stretti, amici? Stretti. E le amiche strette, un pensierino. Siamo tutti stretti. Sì, tutti stretti. Il Natale è anche meglio conosciuto come l'evento del brigidino. Il brigidino, se lo conosci lo eviti, ma soprattutto se lo conosci lo mangi. Noi mangiamo il couscous di solito. Il couscous? Questa è la prima volta che lo assaggio, comunque è buono. Lei è l'esordio ufficiale col brigidino. Sì, ecco, sì. Allora, diciamo, impressione a caldo, anche se fa freddo. Ottimo, veramente, ecco. Una dolcezza. Ecco, sono come le patatine una volta, no? Esatto, una tira l'altra. Con lo zucchero. Buonissimo. E poi il problema comunque a Natale che si pone sempre, sistematicamente, è la linea. Si mette su da un chilo e mezzo. Assolutamente, ecco. Fuori la linea, durante le feste si magna. Quanto va il brigidino? Qui è il mercato, diciamo, ufficiale del... Brigidino va, ora quest'anno ci sono un sacco di turisti che non lo conoscevano, noi glielo facciamo assaggiare, molti apprezzano, lo comprano. Cioè, i turisti che vengono da parecchio fuori, fuori della Toscana non lo conoscono, qui da noi quest'anno c'è tanta gente che viene dal Lazio, dall'Umbria, non lo conoscono, pensano che siano patatine e noi lo facciamo assaggiare, poi apprezzano. E oltre il brigidino, il croccante, che è il killer, il re delle nostre vetrine. Il re, sì, incontrastato. Sì, ancora va. Che fa la felicità dei dentisti italiani. Ecco. Se tu hai qualche conoscenza, facci dare qualche contributo, visto che noi gli diamo una buona mano, dicono tutti, ci facesse qualche sconto. Ecco, allora, dentisti italiani, pensate anche a chi vi dà il lavoro, quindi nella fattispecie, come si chiama lei? Cristina è una delle tante che vi dà il lavoro, quindi un regalino sotto Natale, fatelo, no? Tutti sti punti che saltano, questi denti che ha già... Non esagerare, così se no perdiamo il cliente. Il croccante è impegnativo, ci vuole il dente proprio di quello... No, ma noi siamo dei professionisti che lo facciamo tenero, con poco zucchero, stiamo attenti alle dentiere dei clienti. Buongiorno, stiamo facendo un'inchiesta sui regali di Natale, lei ha già provveduto? Vedo che si sta fregando le mani. Ancora no, siamo ancora a vedere. Le idee chiare oppure? Ma non è che faccio tanti regali, non ho tanti regali da fare. Solo parenti stretti? Già fatto alla figlia, alla moglie, già abbiamo fatto. Dobbiamo ricordarsi anche dell'amante, perché sennò non ci vede. L'amante. No, magari dopo non c'è. Vabbè, non c'è. È la moglie. Non c'è. Allora, premetto che non conosco il signore. L'ho beccato al volo, quindi.
vorrei essere causa di discussioni. No, stiamo facendo proprio, era una battuta, ecco tutto là. La domanda è il regalo di Natale, lo sprint finale, voi avete già provveduto? Noi abbiamo già fatto, perché noi facciamo prima i regali e poi non ci abbiamo più pazienza e li facciamo prima. E per il regalo di Natale, lei ha già provveduto? Ancora no. È un regalo per qualcuno il cappello? Per me. Mi raccomando, noi ad Arezzo si dice che non va preso troppo stretto perché sennò alla fine comprime l'intelligenza. Ah, vabbè, allora seguirò il consiglio. Daniele, che è lo sponsor di se stesso perché vende questo materiale con questo slogan, questo alò. Allo, sì. È tipicamente aretino. Esatto, sì, abbiamo cercato di puntare sulla nostra tradizione, sì, creando il marchio Alò e cercando di farlo, insomma, andare in tutto Arezzo per rappresentare appunto le nostre tradizioni. Ha spiegato anche ai turisti, perché ora Arezzo è piena di turisti e quindi la gente si chiede Alò, ma che vuol dire? Fa parte del nostro dialetto. Andiamo, del nostro veloce, sbrigati. Può voler dire tante cose, andiamo, sì, può essere preso in tantissime situazioni della nostra parlata quotidiana. Allora, quindi... Si dice che arrivi dal tempo dell'occupazione francese ed è una aggiustatura della allance. È ripreso anche da quello, sì. Posso fare una domanda sui regali di Natale? State regalando qualcosa? Sì, stiamo facendo dei regali. E niente, un pensierino, non so che dire. Sono pensieroni, non pensierini, perché uno si deve... Ora chiudono, sì, ovviamente. Magari uno compra una piccola cosa, però è un pensierone nel senso che per arrivarci uno deve, insomma, applicarsi, insomma, deve pensare, sì, no, cosa è adatta a una persona, cosa gli può far piacere. Insomma. No, non è semplice, ovviamente ognuno poi ha dei gusti, però dai, se cerca di fare le cose un po' più carine, il più carine possibili, i più utili possibili. A proposito di utile, lei ha mai ricevuto qualcosa che magari lì per lì ha detto grazie, poi chi non lo ha ricevuto, che poi mamma mia prendi e lo metti proprio da una parte, non... io chiedo chi non ha avuto un'esperienza così, perché io penso che il 90% delle persone l'abbia avuta, quindi io penso proprio di sì, che magari hai aperto lì per... Famosi regali imbarazzanti, abbastanza, sì. No, sì, devo dire che è successo abbastanza spesso, però infatti si cerca di essere, soprattutto in famiglia, quando uno sa, capito, dici mi piace quello, e allora si va sul sicuro. Le buste con dei bei foglietti o verdi o... Sì, sono le buste, giusto delle bustine con un fiocco sopra. I regali inutili, te mai ricevuto un regalo, ma dici ma che caspita mi ha regalato questa persona? Dai, ti è capitato qualche volta? Dai. No, in realtà no. Ma come no? Io speravo tu mi dicessi di sì. Ma io ho amici pochi ma buoni, quindi... Ecco. No, anch'io sono sempre stata contenta di quello che mi hanno regalato, mai un regalo inutile. Una forma di pecorino, insomma, ora sembra una cosa un po' così anche volgare, però insomma fare una forma di pecorino è un bel regalo. Allora, un bel regalo secondo noi non è volgare, anzi è anche un bel pensiero, perché col mangiare si va sempre sul sicuro e magari ci si diversifica un po' dai classici regali che andiamo a fare tutti gli anni. Scusate, come siamo messi con i regali? Come siamo messi? Io malissimo. Anch'io. Siamo venuti stamattina a fare un giro, ma... Ma c'è poco da... Abbiamo visto poco di impressionante. Cioè, secondo voi un regalo di Natale deve impressionare? No, cioè, deve essere una cosa piacevole. Certo, sì, non è che non si può andare a cercare, insomma, il colpo di scena, no? A meno che non ci sia magari una persona tipo, insomma, un fidanzato da poco, sulla quale magari si può fare colpo, e allora la cosa cambia. Aspetta, allora è un altro discorso. Bisogna stare attenti e cercare di trovare quello che proprio può piacere, ecco. Questo. Bene.
Allora, io direi di chiudere qui la nostra carrellata di interviste. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Loro vi salutano, vi fanno tanti auguri. Così almeno... Buone feste. Buone feste. Buone feste. E mi raccomando, concentratevi. Il regalo di Natale non si può sbagliare. Alla prossima. SapaSpet ama gli animali. SapaSpet da 30 anni unisce professionalità e gentilezza, esperienza e innovazione a prezzi convenienti. Nella nuova sede di via Einstein, un vasto assortimento di prodotti d'eccellenza, alimenti con ingredienti naturali, parafarmacia, accessori, detergenti, giochi e tutto per la salute e la gioia degli animali. Il nostro personale è a disposizione per consigli e soluzioni adatte alle tue esigenze. SapaSpet, amare gli animali significa davvero volere il loro bene.